cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni e i mesi e se ne conti anche i minuti. Triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro. Perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonne, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore, ma chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Le tastiere.